i miei quadri secondo me hanno bisogno di tempo, non sono quadri che si vedono, cioè non è possibile vedere subito il mio lavoro, cioè talmente un accalcarsi di segni, di gesti, di personaggi, che comunque poi c'è sempre qualche elemento che spunta dopo. Io cercavo veramente una superficie che fosse completamente piatta e effettivamente il retro della pittura è una sorta di grado zero per quello che riguarda le superfici, cioè non c'è superficie pittorica. Non risponde a nessuna esigenza dell'artista, però è qualcosa che si forma in maniera spontanea ed è interessante scoprirla. Io racconto un mio passato, cioè, ed è comune a quello di mio fratello, che comunque anche lui è cresciuto in questa famiglia piena di donne. Veramente sono cresciuta in una famiglia matriarcale. Ci sono delle situazioni che mi sono rimaste dentro, che amo, cioè mia nonna o mia madre che cuciono, sono cose che, con cui sono cresciuta, che ho visto, che ricordo anche in maniera positiva. Quindi sicuramente per me la tela, il tessuto, il materiale ha veramente una grande importanza. Io all'inizio non volevo assolutamente trasferirmi a Milano, in Abruzzo stavo benissimo, cioè amo moltissimo la natura, le passeggiate, è una cosa che rientra nella mia quotidianità, però poi Milano è una città che veramente mi ha accolta e mi ha dato veramente tutto, sia a livello lavorativo che a livello accademico, a livello di conoscenze, amicizie, è una città stupenda. Questo avere un po' paura, un po' timore della velocità, secondo me è un po' comune a tutti. In più la pittura è un medium, mi verrebbe da dire eterno, poi non so, che ha bisogno di tempo. In questa serie di lavori io volevo proprio concentrarmi su quello che è un luogo in cui ci si rifugia. Un luogo di protezione, un luogo di riposo fra le mie amiche, fra la mia famiglia. Cioè è una cosa veramente più autobiografica che politica o sociale.